Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft, di Dodò e del Re, a questo appuntamento con il video settimanale dedicato al capitolo settimanale. Questa volta siamo sul 1039, che abbiamo appena visto insieme nella live dedicata, quindi vi lascio qui il video per recuperare la reaction. Ma nel frattempo invece qua trattiamo del tecnico, il tecnico del fumetto entra in campo. Se ne va, perché non c'è niente di tecnico in questo capitolo di cui parlare, però si può parlare lo stesso. Dai, parliamoci chiaro, è comunque un capitolo divertente che so che ha spaccato in due, come sempre, come spesso succede, il fandom. C'è chi è incazzato, ah, Big Mom non può essere sconfitta così, e Lo e Kid hanno avuto un power-up mostruoso, succedono cose irreali. E c'è chi è contento, giustamente, dice vabbè, chi se ne frega, basta andare avanti, the show must go on, quindi andiamo avanti. Io mi trovo un po' nel mezzo, nel senso che comunque va bene tutto, va bene andare avanti, sono il primo che vuole andare avanti, che vuol vedere finiti i combattimenti, che, come vi ho detto molte volte, accetta e trangugia di malavoglia determinate cose. Però stavolta un po' mi è dispiaciuto, cioè già ve lo dissi la volta scorsa, non mi aspettavo che fosse già adesso il finale tra Big Mom, Lo e Kid, perché questo deve essere necessariamente il capitolo finale. Il titolo è eloquente, questo attore principale che entra per ultimo in scena, quindi praticamente è il momento prima del gran finale, cioè l'attore principale, la scena con appunto Kid e Lo che se lo giocano, si contendono questo ruolo. Infatti prima io, prima tu, no, brutto stronzo, io sì, tu no, faccio io, faccio tu, e alla fine comunque la battono insieme. Ma è giusto così o no? È giusto che sia accaduta adesso o era meglio farla accadere dopo? Sono un po' combattuto, se devo scegliere col cuore va bene così, è giusto così. È un capitolo godereccio, te lo godi, cioè, vedi che loro comunque sono due pirati che hanno veramente imparato tanto, sono cresciuti tanto, hanno veramente conquistato la loro parte nel mondo. Ma se devo ragionare anche col cervello, dici vabbè, però cacchio, è Big Mom, ha battuto Page One con un pugno e Page One era comunque uno dei Tobi Roppo, va bene, adesso è stanca, ha subito molti attacchi, però cacchio, ha un potere che si può curare dappertutto, basta che si prende metà della vita volendo e si ricarica completamente e li ammazza. Perché non lo fa? Perché subisce certe cose? Perché ovviamente the show must go on. E quindi se dobbiamo ragionare veramente tra cuore e cervello, preferisco ragionare col cuore a questo punto, perché almeno andiamo avanti e va bene così, ce lo godiamo. Va bene così. Ora c'è da capire effettivamente se Big Mom è davvero sconfitta, perché comunque dovrebbe essere sconfitta dal punto di vista politico, psicologico, mentale. Cioè questa è la sua caduta, anche con questa battuta finale di Lo che dice ok, finalmente ti sei tolto dalle balle, il tuo regno è finito, non può ritornare in pompa magna di nuovo, altrimenti verrebbe meno il fatto di aver fatto due capitoli consecutivi per batterla, verrebbe meno l'importanza se poi tornasse ancora. Quindi mi immagino a questo punto che per lei sia la fine e che cada in questa voragine che Lo ha creato grazie a questo suo nuovo attacco, questa puntura Will il Coyote, Will Puntur, Will Puntur Will, o come diavolo si pronuncia. Quindi questa voragine che praticamente ha perforato completamente tutto Onigashima da testa a piedi e che ha perfino perforato anche Wano sotto, creando una voragine enorme al di fuori della capitale dei fiori. Io mi immagino che appunto con questo attacco finale che fa Kid, che la spazza via con questo cannone magnetico, lei cada in questo buco, cada giù, cada giù, cada giù, e viene anche tolta dai maroni da Onigashima. Quindi Big Mom non c'è più a Onigashima e probabilmente cade in questo buco, in questa voragine nel paese di Wano. Dubito che Big Mom muoia. È un po' fuori dal contesto che Big Mom muoia. Non me l'aspetterei, ci rimarrei forse anche quasi male se morisse. Però purtroppo siamo in One Piece. E già una volta Big Mom è caduta da una cascata ed ha picchiato la testa, non si sa come, non si sa perché, ed ha perso la memoria. E quindi mi immagino che Big Mom possa cadere giù da questa montagna, da questa isola, da Onigashima, passa in mezzo al buchetto, saluta il livore di Kanjuro che nel frattempo è lì che aspetta di far qualcosa con Yamato, va giù, 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 cade nel buco che Lo ha fatto anche su Wano e picchia la testa una volta che cade giù e crolla a terra. E lì torna l'amabile e dolce Lin Lin,
potrebbe essere questa la sua fine. Cioè, il fatto che poi eventualmente Big Mom, se non fosse morta, potrebbe tornare in auge, potrebbe ritornare a far casini, potrebbe tornare a Elba, potrebbe tornare ancora in campo, tutto quello che vogliamo. Sarebbe un po' anticlimatico, soprattutto perché Rufy dovrebbe regredire dal punto di vista di forza e di spirito e tutto quello, per poter battere qualcuno che è già stato battuto da altri. Non è bello. Non è bello. Quindi Big Mom o la catturano, la mettono in galera, la portano via, ma anche qua come fai a mettere in galera un personaggio del genere? Cioè, ve lo immaginate Big Mom chiusa in Pell Down? Muore, lascia un po' il tempo che trova anche la sua morte. Per me è una scelta brutta, perché è brutta, ma funzionale è appunto questo. Cioè la perdita ulteriore della memoria, che non mi piace. È tristissima, è bruttissima, ma è coerente con il cringe assoluto che contorna Big Mom, che avvolge Big Mom, che racchiude l'intera sua storia e ha questi momenti di un cringe assoluto. Per me potrebbe funzionare. È bello? No. Però funziona. E quindi, se deve funzionare, facciamolo funzionare. E almeno ci togliamo Big Mom dalle balle senza creare problemi alla storia. E a questo punto cosa potrebbe succedere? Che la ciurma di Big Mom decide finalmente di cambiare capitano. E chi meglio di Katakuri, che guarda caso è amicone di Rufy, e quindi anche i pirati di Katakuri barra Big Mom diventano alleati di Cappello di Paglia. Cioè è già tutto scritto, se vogliamo. Quindi di che altro c'è da raccontarsi? È così sarà, vediamo se effettivamente andrà così. Per il resto cosa c'è da dire? Cioè il potere anche del Soul Soul è molto figo. Il fatto che lei possa curarsi, ha un braccio spezzato e usa parti della sua vita per curarsi e risistemarsi il braccio è fighissimo. Ed è il motivo per cui io non mi aspettavo la sua sconfitta così velocemente da questo punto di vista. Perché ha un potere eccezionale, anzi io speravo che lei, come vi dicevo l'altra volta, usasse la sua vita per fare l'attacco finale definitivo, cioè diventava gigantesca, tipo un mega kaiju enorme, grazie alla sua vita, e lei si consumava da sola, pur di vincere, si uccideva, si consumava. Però non è stato così. Magari può succedere dopo, ma dopo un capitolo del genere sarebbe un po' strano, stonerebbe un po'. Vi ripeto, sono combattuto, sono fortemente combattuto. Però voglio sapere cosa ne pensate voi, perché io altro da dirvi sul capitolo non ho. Ci sono tante chicchettine, il titolo, l'attacco di Kid che ricorda questo cannone di Gauss che mi hanno detto durante la live essere una cosa super figa, ma sono tutti pezzettini che sicuramente avrete letto in centinaia di siti in questi 3-4 giorni da quando escono gli spoiler, quindi non è una cosa che vi voglio raccontare io, sarebbe in più. Io mi fermo qua, per questa settimana mi fermo qua, con la speranza che il prossimo capitolo sia magari un pochino più ricco di informazioni di cui parlarne insieme a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi però di questa sconfitta di Big Mom. È sconfitta davvero? Tornerà? Torna su? Torna giù? Non lo so. Vedremo dalla prossima volta. Se vogliamo proprio fare un appunto finale, Momonosuke, che sente Zunesh, non lo riconosce, ma questo lo sappiamo. Neanche la voce di Rufy aveva sentito in mezzo al mare quando Rufy chiamava. No, chi è che mi chiama? Se vi ricordate, come giustamente mi ha ricordato il buon Isaac Cox nei commenti durante la live. Quindi è Zunesh. Cioè, anche il dubbio ci viene, ma stiamo scherzando. È un uomo che è tonto e non sa di cosa parla. Basta. Ci vediamo. Ciao, ci vediamo la prossima volta. Fate i bravi e divertitevi.